questo libro, partendo dal titolo "E saremo tutti ricchi" è una frase che un lavoratore arrestato a Firenze per un tentativo appunto di sommossa organizzato insieme a vari compagni ha pronunciato nel corso del suo interrogatorio. E naturalmente è una frase estrapolata da un discorso, è una frase che si riferisce alla speranza che animava questa rivolta, la speranza della ricchezza, la speranza soprattutto, se poi si legge, diciamo, la testimonianza processuale nel suo insieme e si leggono altre testimonianze processuali, la speranza di in qualche modo rovesciare la struttura sociale per cui i poveri, come dice un altro di loro, i poveri saranno un giorno ricchi, no? Ho scelto questo titolo perché mi sembrava suggestivo e mi sembrava forse anche ben augurante, come scherzavamo prima, ma in realtà la parte sulla rivolta, la parte sulle rivolte, perché si parla soprattutto di tre città, di Firenze, di Perugia e di Siena, ma con riferimenti anche ad altri casi, da Roma, Nicola di Rienzo, a Venezia, che è una città dove magari non ci aspetteremmo grandi sommosse, invece ci sono. Però, dicevo, è una parte del libro, perché il libro poi, come dice il suo titolo, Lavoro, Mobilità Sociale e Conflitti, vuole mettere insieme questi due aspetti, questi grandi temi, diciamo, della storia tardo-medievale italiana. Le città, appunto, sono, come diceva Maurizio, un grande laboratorio di nuovi rapporti economici. Le città italiane veramente sono al centro di un sistema economico che si estende a tutto il mondo conosciuto sostanzialmente, e questo vale indubbiamente per le grandi città come Venezia, Genova, Milano, Firenze, ma vale per certi aspetti per Roma, che non ha la potenza economica di queste città che ho nominato, ma è la sede del papato e quindi è una città che naturalmente ha delle connessioni internazionali importantissime. Vale, questo a volte diciamo ci stupisce anche di più, vale per le piccole città, per le piccole e medie città. Ci sono città nella Toscana, come città che poi non hanno spesso lo status di città in realtà, centri come San Gimignano, Colle Valdelsa, o centri del Piemonte come Alba, come Chieri, che hanno insospettabili connessioni originate, diciamo, dai loro uomini d'affari, mercanti, banchieri, imprenditori, connessioni appunto con l'Europa del Nord, con il mondo mediterraneo. Dunque, nella città si genera, diciamo così, una ricchezza che è legata proprio alle produzioni, ai traffici, al fatto che l'economia di questo periodo è un'economia fortemente mercantile, è un'economia fortemente monetaria ormai ampiamente. Il lavoro a cui si fa riferimento è un lavoro soprattutto, diciamo, nel suo aspetto forse anche più immediato per noi, più facile da immaginare, la produzione, l'organizzazione delle produzioni tessili, delle produzioni manifatturiere in generale, tutto quel vasto mondo di attività artigianali che in qualche modo diventa già negli ultimi secoli del Medioevo un marchio delle città italiane, una sorta di Made in Italy, no, se vogliamo usare un termine moderno, che ne decreta molto spesso la fama ben al di là, diciamo, dei confini cittadini.
Ecco, strettamente connesso a questo tema è quello delle corporazioni. Le corporazioni, soprattutto in Italia, sono uno degli elementi forse più caratteristici della nostra storia, no? Sono delle associazioni in qualche modo obbligatorie, perché il principio che regola questo mondo è quello che, per cui chi vuole svolgere un'attività deve far parte di un'associazione corporativa. Non si può fare il pane se non si è iscritti all'arte dei fornai. C'è un variegatissimo paesaggio di associazioni appunto corporative, di associazioni di mestiere, con molte differenze, con molte varietà anche da città a città. So, a Venezia ci sono forse più di 100 corporazioni, in altre città, una città come Firenze, ce ne sono ufficialmente 21, non perché ci sono solo 21 mestieri, ma perché i mestieri sono raggruppati in questi corpi, diciamo, semi-autonomi, spesso con grandi margini di autonomia, che possono avere tutta una serie di poteri, di giurisdizioni su tutto il mondo del lavoro, su appunto il mondo legato naturalmente allo specifico della produzione. C'è anche un fenomeno molto italiano che in Italia trova grande sviluppo a partire dal 200, ed è la nascita di corporazioni complesse, diciamo così, perché raggruppano tutti i produttori o tutti coloro che sono addetti ad un determinato settore, dal più infimo, diciamo così, degli operai all'imprenditore. È un sistema un po' strano per noi, no? Che siamo abituati ad una, come dire, la Confindustria e i sindacati, quindi alle associazioni di categoria che rappresentano ovviamente interessi un po' divergenti. Invece in questo sistema tardo medievale queste corporazioni complesse raggruppano tutti, naturalmente non tutti però hanno lo stesso potere all'interno delle corporazioni. Dico questo perché alcune attività, e soprattutto le attività tessili, sono talmente complesse nella loro proprio nella loro organizzazione, che hanno bisogno di tantissimi apporti, di tantissime figure. Produrre un tessuto di cotone, produrre un tessuto di lana ancora di più, o un tessuto di seta, anche se diciamo la seta è un'industria che si sviluppa tardi in Italia, a parte Lucca, la grande boom dei tessuti di seta è quattrocentesco. Però in tutte queste produzioni tessili ci sono decine di fasi che si intersecano, si sovrappongono per arrivare alla realizzazione di un prodotto finito. Quindi tutta una serie di artigiani, di lavoratori a salario, dai tessitori ai filatori ai tintori, e poi tantissime altre sottospecializzazioni che rappresentano anche proprio numericamente una parte molto importante della forza lavoro delle città. E appunto questa varietà, questa complessità viene in qualche modo organizzata attraverso le arti della lana, le arti della seta, le arti del fustagno, che sono organismi che cercano di tenere insieme, di raggruppare e di disciplinare anche tutto questo vasto mondo. Naturalmente, come dicevo prima, si sa perfettamente che la tutela di interessi diversi, quali sono quelli degli imprenditori, quelli dei lavoratori, non è facile. Per cui il problema che si apre nelle città in cui ormai questa manodopera si conta in migliaia di persone, e laddove appunto esistono queste forme di organizzazione corporativa, è una sorta di problema sociale, una sorta di difficoltà sempre crescente a partire dalla fine del 200 di mantenere dei rapporti, diciamo, accettabili fra chi mette i capitali, organizza il lavoro, e invece la mano. Il mercato dell'arte, oggi è una parola che va molto di moda, no? Ci sono grandi artisti nel 400, ma ci sono anche perché c'è una forte domanda, e questa domanda è collegata a quello che dicevamo prima. È la stessa faccia, no? Il consumo di lusso prende la via del tessuto di seta come quella del quadro
della scultura del tappeto orientale, magari perché in Italia i tappeti se ne fanno poco. Ovviamente, e vengo un po' alla seconda parte del libro, come dicevo, anche questa redistribuzione del reddito non risolve alcuni problemi sociali, un mercato del lavoro che è abbastanza sfavorevole per i lavoratori, sia in città che in campagna, non elimina, diciamo, le cause anche della dipendenza e dello sfruttamento, perché non c'è dubbio che esiste uno sfruttamento anche in quest'epoca. Bisogna anche dire che la fase, per esempio, del miglioramento delle condizioni di vita dei ceti medio-bassi dura pochi anni. Dopo la peste del 48, per una quindicina di anni i salari crescono, ma poi si fermano, anche perché gli stati, i principi, le città comunali si preoccupano subito di regolamentare questi salari, di regolamentare i massimi salariali, di bloccare questo fenomeno. E poi ci sono anche risposte più raffinate da parte, diciamo, degli imprenditori. Ve ne cito una: molti di questi lavoratori dell'artigianato, delle manifatture cittadine, erano pagati a giornata, quindi che lavorassero poco o tanto, alla fine della giornata ricevevano un salario. Per contenere i costi, gli imprenditori di allora, che non erano meno, come dire, creativi e intelligenti di quelli di oggi, capirono che bisognava sostituire il salario a tempo, a giornata, mensile, annuale, con un salario a cottimo, cioè un salario commisurato sulla quantità del lavoro effettivamente svolto. Questo cosa significava? Risparmio, perché non si pagava il lavoro non fatto, non si pagava, diciamo, il tempo perso, e oltretutto si stimolava i lavoratori a produrre di più. Se noi guardiamo la documentazione economica della seconda metà del 300 e del 400, vediamo che dai cantieri dell'edilizia, agli arsenali, alle botteghe tessili, all'industria conciaria, i salari a tempo spariscono, lasciando il posto ai salari a cottimo. Quindi esiste una serie di meccanismi con cui questa breve stagione, diciamo, di miglioramento dei livelli di vita dei ceti medio-bassi dura poco, insomma, no? Esistono dei modi per cui viene fatta durare poco. Non è un caso, sarà un caso, ma negli anni 70 del 300 in Italia si hanno tre rivolte che sono, io ho cercato di guardare, diciamo, insieme, e sono la rivolta di Perugia, di Siena e di Firenze, il tumulto dei Cioppi di Firenze. Le rivolte di Siena e di Perugia sono del 1371, quella di Firenze del 1378. Negli stessi anni in Inghilterra, in pratica nel 1381, si scatena una grandissima ribellione che coinvolge città e campagne. Dunque, poi ci sono tanti episodi minori, è una fase molto, come dire, di grande ebollizione. Perché? Perché probabilmente dopo questo miglioramento tornare a condizioni di vita più dure è quasi peggio che esserci rimasti, no? E il declassamento, anche se il benessere era stato minimo, anche se era stato aveva, diciamo, migliorato di poco la vita delle grandi masse di lavoratori, però era qualcosa. Questo ritorno all'indietro provoca una serie di reazioni che si esprimono in queste rivolte. E soprattutto gli ultimi due saggi del libro, I Ciompi a Firenze, Siena e Perugia, e l'ultimo, Il sogno di una vita più bella, aspirazioni e obiettivi dei rivoltosi, indagano proprio questo fenomeno, cercando di capire quali sono i moventi che scatenano queste rivolte. Nel caso delle tre che citavo prima, vedendo anche se è possibile trovare dei denominatori comuni. Qualche denominatore comune c'è, ma sicuramente, diciamo, da questo confronto emerge anche un dato, emerge intanto il fatto che le città italiane sono tutte diverse, ognuna ha le sue dinamiche. Anche le nostre rivolte trovano delle radici
nella peculiare situazione non solo economica ma anche politica delle forze che si combattono. Le città italiane sono molto conflittuali, del resto questa conflittualità mi pare che è rimasta, diciamo, le fazioni, i partiti, le parti, come le chiamavano in questo periodo, sono una caratteristica di lunga durata della nostra storia. Guelfi e Ghibellini, nobiltà e popolo. Ecco, nel 300 lo scontro non è più tanto fra Guelfi e Ghibellini o nobiltà e popolo, popolo inteso come borghesia, ceti produttivi contro gli aristocratici, la lotta è soprattutto all'interno del... Buonasera, saluto gli amici che sicuramente avrebbero voluto arrivare prima, ma... Buonasera. Diciamo, la lotta è all'interno della borghesia, del cosiddetto popolo. No, avete sentito queste espressioni, popolo grasso, popolo minuto, popolo medio o, come a Firenze, arti maggiori, medie, minori. Sono queste, come dire, queste divisioni che si creano all'interno di un mondo che ha interessi comuni ma che ha anche delle contrapposizioni, perché appunto l'artigiano benestante non ha le stesse esigenze del lavoratore salariato, perché è difficile mettere d'accordo l'imprenditore nel settore, come dicevo prima, conciario, edile o tessile, con i suoi dipendenti. Quindi si creano delle differenze che sono economiche ma sono anche politiche, perché questi gruppi, come dire, cercano tutti di avere la maggiore rappresentanza al potere, e ci descrivono questa ribellione di una folla enorme che, quasi come succederà nelle rivoluzioni moderne, blocca tutti i palazzi del potere fino ad arrivare ovviamente al Palazzo della Signoria a Firenze, al centro, all'ombelico politico della città, quasi senza violenza riesce, diciamo, a prendere in mano il governo, no? C'è proprio la scena in cui si descrivono i priori, il governo fiorentino, che mestamente escono dal palazzo, non vengono toccati, se ne vanno alle loro abitazioni, e questa enorme folla entra nel palazzo fino alla sala dell'udienza, fino al cuore, no? del potere, della stanza del potere, e prende possesso di questo potere, rinnovando il sistema elettorale, ridistribuendo completamente i posti di governo, tant'è che l'unico cronista favorevole ai Ciompi dice: per la prima volta si sono viste persone che mai avevano avuto un posto, diciamo, nel governo, e che sempre, lui dice, erano state alle spese, no? Erano soltanto pagato, ma non avevano mai avuto voce in capitolo. Naturalmente il punto di vista maggioritario dei ceti più elevati, delle classi dominanti, è un po' diverso. Dicono: chi sono questa gente veniticcia che non sa neanche chi è? Poi ci sono epiteti meno, diciamo, ancora meno gentili, come ruffiani, no? Per esempio, bastardi, eccetera. È uno scontro fortissimo, è uno scontro sociale che fa pensare davvero alle rivoluzioni moderne. I ricchi di Firenze hanno paura che questi uomini vadano nelle loro case e, come dicono loro, gli portino via la roba per 6 settimane. Un governo in cui sono rappresentate tutte le arti di Firenze, ma la maggioranza è, diciamo, basata sull'alleanza fra i lavoratori salariati e i piccoli artigiani, governa la città. Per 6 settimane, diciamo, una delle città più importanti e ricche del mondo ha un governo come mai se ne è visto, diciamo, nella storia medievale, nella storia di questi secoli. Vi ringrazio ancora tantissimo di essere intervenuti in questa terribile giornata di sciopero dei mezzi pubblici. Grazie ancora e alla prossima.